Corretti stili di vita e una sana alimentazione sono queste le armi più potenti, unite alla prevenzione contro il diabete, una patologia che purtroppo è in forte crescita anche tra i giovanissimi. La camminata contro il diabete andava proprio in questa direzione, informare e sensibilizzare. 8 chilometri nel verde di Villa Severi, terminata con un pranzo a cui hanno partecipato anche tante famiglie. Siamo molto contenti del fatto che ci sia stata tanta partecipazione e le persone con diabete hanno bisogno di fare sport, ma vi dico che ci sono tanti accompagnatori che hanno altrettanto bisogno di fare sport, quindi è giusto farlo tutti insieme, cercare di insegnare magari o scambiarsi esperienze durante una manifestazione come questa, perché a volte parlare con altre persone che hanno il nostro stesso problema può essere un aiuto a superare magari delle difficoltà semplici di tutti i giorni. Ovviamente lo staff della diabetologia è sempre presente per dare una mano, è sempre disponibile, quindi ci fa piacere averlo fatto anche di domenica in questa bella cornice. E tutto culminerà con? E tutto culminerà con un bel pranzo, ovviamente, in cui ci scambieremo al solito consigli e idee per affrontare il tema dell'esercizio fisico insieme all'insulina, ai carboidrati e quindi a cercare di mantenere un giusto controllo anche in occasioni come questa.